Ma quindi gli animali hanno sentimenti, emozioni? Provano anche solo un briciolo di quello che possiamo provare noi esseri umani? È una domanda che in tanti si pongono. In effetti alcuni animali dimostrano più affetto e amore di qualunque essere umano. Altri invece sembra possano divorare i loro stessi figli senza provare niente di niente. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere, in un nuovo video dove sicuramente non risponderò alle domande iniziali che vi ho posto, ma mostrerò i modi in cui gli animali dicono addio ai loro morti. Forse questo ci aiuterà a capire qualcosa in più su di loro. Rimanete fino alla numero 1 per vedere una cosa davvero strana. E se siete già passati dal mio canale Telegram ufficiale di sconti e siete, che ne so, incredibilmente seduraiati, allora cominciamo. Elefanti. Ah, animali grandi e eleganti. Beh, forse non tanto eleganti, però grandi e pesanti di sicuro sì. Ma non soffermiamoci sull'aspetto fisico, non siamo qua a parlare di modelle bensì di animali. In questo caso sono sociali e hanno una memoria come pochi, ricordandosi anche a distanza di anni di persone e altri elefanti incontrati durante la loro vita, a cui magari hanno voluto bene. L'aspetto più sorprendente è la loro empatia verso il branco. Sapevate che spesso formano dei gruppi per aiutare altri elefanti in difficoltà? Anche quando qualcuno di loro non riesce a fare un lavoro o trovare del cibo, i compagni intervengono immediatamente dando supporto. E se un cucciolo perde i genitori, trova subito dei babysitter perfetti nel branco, disposti a occuparsi di lui o lei per tutta la vita. E non per soldi! Ora che sapete queste premesse, posso parlarvi di come diano dei veri e propri funerali ai loro morti. Quando un compagno perde la vita, moltissimi elefanti si riuniscono intorno a piangerne la morte, proprio come noi. Ma in questo caso lo fanno anche se non lo conoscevano. Sono sempre addolorati, che si tratti di un parente, un amico, uno sconosciuto. Quando possibile coprono il cadavere con quello che possono e se passano nelle vicinanze si fermano a fare un saluto, come noi quando andiamo ai cimiteri a fare una piccola preghiera o lasciare dei fiori. Bellissimo, vero? Hanno usanze molto simili alle nostre. L'avreste mai detto? Perfino i più piccoli comprendono queste cose già da tenera età. L'ex produttore di documentari per la BBC, James Honeyborn, ha fotografato e filmato questi animali per 20 anni e ha detto di essere rimasto talmente colpito da commuoversi e a volte anche piangere di fronte ai loro funerali. Scimpanzé. Questa volta il modo di dare i funerali a un defunto è forse la cosa che più si avvicina alla nostra. Una ricerca condotta nello Zambia dal gruppo dell'Università Britannica di St. Andrews ha filmato un comportamento insolito negli scimpanzé. Quando un loro compagno è morto, sembra preparino il corpo alla sepoltura o una cosa simile. Una di loro aveva preso degli strumenti, quali i legnetti di piccole dimensioni per ripulire i denti dal cadavere. Ma non solo, la pulizia continua anche con il corpo. Infatti ha cominciato a spulciarlo e spolverarlo. Dopodiché tutto il branco ha cominciato a toccarlo, per poi rimanere fermo davanti ad osservarlo, questo quindi a dimostrare rispetto. In uno zoo invece una madre ha tenuto vicino a sé e a volte trascinato in giro il cadavere del suo piccolo. Infatti non voleva separarsene nemmeno dopo la morte. Quest'ultimo forse è un po' inquietante, visto che trascinarsi dietro un corpo senza vita non è il massimo. Alla fine si è capito che nonostante non provino la maggior parte delle emozioni, l'empatia della morte invece è presente e come, eppure la tristezza della perdita. Delfini. Hanno da sempre esercitato sugli uomini un grande fascino grazie al loro aspetto elegante, all'intelligenza e alla socievolezza che li contraddistingue. Infatti gli piace giocherellare con l'essere umano e si muovono spesso in gruppo. Proprio la loro intelligenza molto alta gli permette di capire cos'è la morte. Secondo alcune ricerche, sia loro che le balene possono provare una serie complessa di emozioni, che in teoria dovremmo provare solo noi. Juan Gonzalvo dell'Istituto di Ricerca Tetis a Milano ha filmato varie volte questi animali compiere gesta a dir poco commoventi. Una mamma delfino cercava di portare fuori dall'acqua suo figlio, in un tentativo molto disperato, come se volesse farlo respirare. Il problema è che era morto da tempo ormai. E Juan era 2 giorni che la vedeva tenere il corpo. Aveva anche osservato giorni dopo un altro gruppo di delfini, che invece si era riunito intorno a uno di loro, che a quanto pare era debole e piano piano stava morendo. Uno dei modi per dire addio è proprio questo: sostengono il ferito o il malato o l'anziano fino all'ultimo minuto, finché non affonda completamente giù. Quando sanno ovviamente che hai giorni contati. Quando invece, come nel caso della madre, il delfino muore inaspettatamente, sono disorientati e non sanno di preciso cosa fare. Quindi secondo i ricercatori potrebbero essere ancora più empatici degli elefanti. Scimmie langur. Forse in pochi sapranno che specie di scimmie sono, e io sono il primo, ma grazie ad alcune ricerche e al magico mondo di internet posso portarvi un riassunto veloce e descrivervegli in poche parole. Sono scimmie.
Troppo breve, vero? Riproviamo. Si trovano nel subcontinente indiano, comprendendo Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan e Sri Lanka. Possono essere facilmente riconosciute dalle altre scimmie grazie al colore grigiastro e il volto completamente nero. Per sapere se sono maschi o femmina basta guardare le misure. I maschi sono molto più grandi delle femmine. Comunque, non importa di che genere siano, anche loro capiscono il significato di morte, molto più di noi esseri umani a volte. Ma andiamo con ordine. La BBC aveva deciso di creare dei robot con sembianze di vari animali per spiarli da vicino e capirne i comportamenti. Tra queste spie ne avevano una a forma di scimmia langur. Avevano deciso di costruire un cucciolo in modo da non attirare troppo l'attenzione del branco. Questo cucciolo è stato accettato subito da un branco, in cui i membri facevano a turno anche per prenderlo in braccio. Uno di loro però lo aveva fatto cadere per sbaglio. Questo ha dato il via a un comportamento davvero incredibile e inusuale. Pensavano che il robot fosse morto per via della caduta, hanno cominciato ad abbracciarsi e piangere. Prima dell'accaduto saltavano di gioia e urlavano, dopo invece erano silenziosi e tristi come non mai. Anche in questo caso sono molto simili a noi esseri umani e comprendono bene certe situazioni, e devo dire che i robot della BBC sono fin troppo realistici. Ci ero cascato pure io la prima volta che ho visto il video. Gazze. Secondo me in pochi pensano questi siano uccelli intelligenti, sicuramente non avete mai pensato potessero capire la morte e provare tristezza, vero? Ma sfortunatamente oggi il mio compito è distruggere ciò che sapete. Infatti sono tra i più intelligenti animali del mondo e sono stati anche gli unici a riconoscersi nel test dello specchio. Quest'ultimo è un tipo di test i cui video sono diventati virali su YouTube. Dei ricercatori posizionano degli specchi nelle zone dove è possibile trovare molti animali selvaggi e filmarne la reazione quando entrano a contatto con il riflesso di se stessi. Comunque sia, il dottor Beckhoff dell'Università di Colorado ha studiato per anni le gazze, scoprendo che tengono dei veri e propri funerali. Quando un loro simile viene ritrovato morto si fermano e con il becco lo toccano gentilmente per poi allontanarsi. Questo è in segno di rispetto, come per gli elefanti che lo fanno invece con la proboscide. Dopodiché cercano qualche foglio o qualche ramo da posare vicino al corpo e alla fine se ne volano via. Tutto questo dura per più di qualche minuto molto spesso. Sentono la tristezza proprio come noi e non ignorano mai nessun morto, che sia un amico, un parente o uno sconosciuto. Globicefalo. Nonostante si comportino più come balene, appartengono alla famiglia dei delfini. Sono grossi cetacei che superano i 5 metri di lunghezza. Non sono intelligenti quanto i delfini veri e propri, ma nonostante ciò capiscono benissimo quando un loro compagno sta morendo e provano affetto per via della loro voglia continua di socializzare e affezionarsi. Ma questa è una caratteristica mortale per alcuni. Sono così affezionati da arrivare ad uccidersi da soli a volte. In Nuova Zelanda nel 2018 145 di questi animali sono stati ritrovati morti spiaggiati o in gravi condizioni nell'isola Stewart. Secondo i ricercatori molti sono emotivi. La più probabile è il fatto che uno di loro a causa della plastica si sia spiaggiato e poi altri a ruota lo abbiano seguito per vedere cosa fosse successo. Come detto prima, il loro affetto è fin troppo esagerato. Quando vedono uno della specie in difficoltà non si fanno problemi ad intervenire. Sono così legati che faticano anche ad accettare una morte evidente. Più di una volta sono stati visti globicefali disperarsi alla vista di un cadavere. Le madri non lasciano andare fino all'ultimo i loro piccoli senza vita, perché non riescono a crederci. Pinguini. Anche loro sono animali che vivono in gruppo e si sostengono il più possibile. Le morti sono abbastanza frequenti a causa delle zone in cui vivono, dove le temperature sono bassissime. Per proteggersi formano dei gruppi compatti che si scaldano a vicenda. Ovviamente chi è all'estremità di questo gruppo risente molto di più del freddo. Per risolvere questo problema ogni tot tendono a roteare e darsi quindi il cambio. Il problema è che comunque qualcuno ci rimane secco. In questo caso un piccolo di pinguino è morto congelato. La madre, dopo averlo notato, ha cominciato a piangere e toccarlo per cercare di svegliarlo. Un altro pinguino è arrivato dopo un po' a vedere la situazione. Forse per dare conforto, chi lo sa. Non si può non piangere guardando certe cose. Corvi. E siamo arrivati ai corvi. Questa specie è stata studiata a lungo da una ricercatrice di nome Kaylee Swift. Ha anche fatto un esperimento e scoperto alla fine che non solo capiscono cosa sia la morte, ma la temono più di qualunque altra cosa. Proprio come noi, la ricercatrice è andata per giorni in un parco a Seattle con delle arachidi per conquistare la fiducia dei corvi locali. Dopo esserci riuscita, un bel giorno è tornata al parco indossando una maschera e con il corpo di un corvo morto sulle mani, senza però mostrare violenza, tenendo i palmi aperti. I corvi in cima agli alberi hanno cominciato a radunarsi e fare versi. All'inizio Kaylee pensava stessero piangendo, invece era solo un modo per avvertire tutti di stare attenti a quella persona con la maschera.
Dopo un paio di giorni era ritornata, ancora una volta. Ma senza la maschera, i corvi erano diffidenti e non sapevano se mangiare o meno le arachidi. Lo hanno fatto dopo molta esitazione. L'ultimo giorno dell'esperimento ha di nuovo indossato questa maschera. Tutti i corvi hanno cominciato stavolta a urlare in modo cattivo, come se volessero mandare via quella persona che aveva sulle sue mani un loro compagno morto tempo fa. Per dirla in breve, quindi non fanno veri e propri funerali, ma cercano di capire cosa o chi abbia causato il decesso. Con questo concludiamo. Che dire, alcuni animali hanno veramente un modo incredibile di dimostrare affetto verso i defunti. Forse pure più di noi, che dite? Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.